Fra gli eroi tirolesi, il primo posto per popolarità spetta senz'altro ad Andreas Hofer. Il suo nome è legato agli avvenimenti delle guerre napoleoniche. In seguito alla sconfitta dell'Austria da parte della Francia, nel 1806 il Tirolo era stato annesso al Regno di Baviera, alleato dei francesi. Il governo della Baviera era molto impopolare in Tirolo. L'introduzione del codice civile e l'abolizione dei privilegi della Chiesa, in particolare, furono causa di scontento in una società sostanzialmente feudale. Ciò vale soprattutto per la campagna, mentre nelle città di Innsbruck e Trento le innovazioni del nuovo governo furono accolte con favore. L'Austria, da parte sua, non si era mai rassegnata alla perdita di questo territorio, che faceva parte della corona asburgica fin dal 1363 ed era noto per il suo lealismo. Lo stesso fratello dell'imperatore, l'arciduca Giovanni, si occupò di organizzare il dissenso. All'inizio del 1809, quando l'Austria con la quinta coalizione dichiarò nuovamente guerra a Napoleone, il Tirolo insorse, cacciando gli occupanti bavaresi e impedendo il passaggio sul suo territorio alle truppe francesi, che provenienti dalla pianura padana cercavano di ricongiungersi con le forze che da Monaco si dirigevano su Vienna. Innsbruck, la capitale del Tirolo, venne riconquistata a prezzo di dure battaglie. Andreas Hofer, divenuto il primo dei comandanti tirolesi, assunse la reggenza del territorio liberato in nome dell'imperatore d'Austria. La rivolta fu resa possibile dal recupero dell'antica tradizione della Landesverteidigung, la difesa territoriale, secondo la quale i tirolesi erano chiamati a difendere la loro terra attraverso una sorta di leva popolare, senza dover entrare nell'esercito imperiale e rimanendo all'interno dei propri confini. Tale consuetudine, di origine antichissima e riconosciuta giuridicamente dal governo asburgico, era rimasta in vigore fino a pochi decenni prima. Das letzte Aufgebot, l'ultima leva, è il titolo di un famoso quadro di De Fregger che illustra questa circostanza. Le vicende della guerra del 1809 furono però disastrose per l'Austria, che dovette ritirarsi dal conflitto e addivenire alla pace di Schönbrunn, in forza della quale veniva riconfermata la cessione del Tirolo alla Baviera. Andreas Hofer, del tutto abbandonato dall'Austria, si trovò di fronte al grosso degli eserciti francese e bavarese alleati che da direzioni diverse muovevano su di esso, decisi a sedare la rivolta. Consigliato da compagni di diversa opinione e talvolta anche minacciato, senza notizie precise su quanto stava avvenendo a Vienna, Andreas Hofer continuò per qualche tempo un'inutile resistenza. In seguito a questi avvenimenti, cessata la lotta, il Tirolo fu diviso tra la Baviera e il Regno d'Italia. La sua parte meridionale, comprendente Bolzano e il Trentino, fu ribattezzata Alto Adige, secondo la consuetudine francese di designare i territori dal nome dei fiumi che li percorrevano. Solo alla caduta di Napoleone, con la Restaurazione, il Tirolo tornò unito e possesso austriaco. Il nome Alto Adige fu abolito. Verrà ripreso nel 1918 per designare la provincia di Bolzano quando il Sudtirolo diventerà territorio italiano. La vicenda del comandante supremo del Tirolo si concluse amaramente. Rifugiatosi in una capanna in alta montagna, fu tradito da un compaesano e arrestato. Trasferito a Mantova, fu fucilato il 20 gennaio del 1810, vicino alla fortezza di quella città, per esplicito ordine di Napoleone, che non poteva tollerare di essere stato tenuto in scacco per tanto tempo da un popolo senza esercito, comandato da un semplice montanaro.